Gabriele. Gabriele. Da dove viene? Treviso. Ah, ha fatto tanta strada. Vede lago. Treviso. Treviso. Giuseppe Verdi tu sei. Esatto. Tu sei quello che stava sulla Mille Lire. Cosa fa nella vita? L'autista. L'autista, bravo, complimenti. Ma io, Alfonso, ti posso svelare un qualcosina? Sì, vai. Che mentre voi eravate qui, io ero dietro nel backstage. Ah, ti abbiamo vista, sì, brava Barbara. E ho iniziato a intervistare qualche concorrente. Sì. E ho chiesto al signore qui presente qual è il segreto per far crescere questa barba. Sì. E lui mi ha risposto, lo dice lei? Oh, la passione. La passione. E mi è molto piaciuta questa Bellissimo. Risposta, la passione. Bravo. Arcadio Pietro. Arcadio Pietro Antonio. Da dove viene? Da Monte Iasi. Ma tu Gioca sei Vittorio Emanuele II, tu sei? Sì, sono il re d'Italia. Che culo. 1961. No, volevo dire, che fortuna. 2011. È nato nel 2011? No. Ah. 550° anniversario dell'Unità d'Italia. Ah, ho capito, tu sei Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Di cui si concelebra questo evento grandioso del 150° anno, appunto. Spezia Gagliano. Da dove viene? Dalla provincia di Belluno. Quero. Anche lui un po' lontano. Quero. Belluno. Tu sei pure Giuseppe Verdi. Pure io. Mo, secondo te, mo, con un altro Giuseppe Verdi, tu ti presenti a fare il Giuseppe Verdi pure tu? Dove stavi? Dietro alla Mille Lire? Dall'altra Senti, parte. E tu che fai nella vita invece? Pure io l'autista. Ah, ma guidate in due? No. Non è che scende uno e sale l'altro, fate. Più o meno. Sembrate uno la controfigura dell'altro. Senti, come datazione, no? Cioè tu da quanto tempo ti fai crescere la barba? Da 2 anni. Antonio Vitale da Grottaglie. Grottaglie, Antonio Vitale, Garibaldi pure tu. Sì. Ah, allora, che fate? Roberto, chiedi che ha fatto Garibaldi insieme a Vittorio Emanuele. Che cosa ha fatto? No, dico, chiedi a Garibaldi che cosa ha fatto insieme a Vittorio Emanuele, vediamo se lo sa. Che cosa ha fatto insieme a Vittorio Emanuele? Il grande errore di riunire l'Italia. Oh, mo sta molto in tratti un cazzotto. Allora. Oh, se te ne va. Scusa? Paolo Scialpi, numero 33, Garibaldi. Da dove vieni? Da Grottaglie. Da Grottaglie, a posto. Che fai nella vita? Pensionato. A posto. Vai Barbara, vai. Da quanti anni partecipa? Da 85. Ah, quindi sono tanti anni. Pure lui è datato. Dimmi, tu dove sei sepolto invece? Non lo so. Cioè fanno il personaggio, non sanno mai. Dove sta sepolto Garibaldi, volevo sapere. No, tu. Tu sei vivo e vegeto, ti si vede, sei un bel ragazzo. Ragazzo, ma giovanotto. E allora, dove sta sepolto Garibaldi? Sottoterra, ha detto che sottoterra. Va bene. Nove, otto, nove, sette. Grazie. Nove, sette, otto, nove, sette. 7, 9, 8, 8, 8, 8. 8, 10, 9, 9, 10, 9. 8, 9, 8, 8, 8, 9. Buonasera, sono in compagnia di... Come si chiama? Io Vito Leone. E lei? Paolo Scialpi. Da dove venite? Io sono di Montemesola. Quindi diciamo che concorre in casa? Gioco in casa. E lei? Scialpi da Grottaglie. Anche lei diciamo qua vicino. Da quanto tempo vi fate crescere questi baffi? Sono molti anni, con quest'anno sono 25 anni che gareggio. Ah, quindi sta gareggiando da 25 anni? Ha mai vinto? Sì. In che anno? 2 anni fa ho preso la super barba e 7 anni fa. Ma lei concorre sia per barba che per baffi? Questa è barba, Vittorio Emanuele II. Ah, lei è Vittorio Emanuele II. Emanuele II. Lei invece da quanti anni che gareggia? Da 35 anni. Ah, quindi lei anche è un veterano. Ha mai vinto?
Sì, siamo stati in Germania, siamo stati in Austria, siamo stati a parecchie parti. Ah, ha fatto un bel giro e ha vinto anche all'estero? Sì. Dove ha vinto? In Austria ho fatto il terzo in Austria. In Germania ho fatto il primo un anno e poi in Italia a varie parti che sono andato sono stato premiato sia primo che secondo. Ma è più emozionato quando gareggia a casa sua o all'estero? Ma guarda, io vi devo dire una cosa, la prima volta che ho gareggiato, no, mi hanno venuto a prendere il presidente da Grottaglie, mi hanno venuto a prendere, partecipa, no, dico no, ma no. E siamo stati alle due province. Ebbene, mi hanno fatto salire su un carretto e tremava più io che al carretto. Lei è? Angelo Bellantuono. E chi interpreta stasera? Stasera San Ciro. E concorre per? Per barba stile ribbe, barba naturale. Lo vedo, è abbastanza naturale. Quanto tempo ci mette per acconciarla? Il barbiere ci mette anche 3 ore. Ah, quindi lei va dal barbiere? Ogni volta, ogni tanto muore pure. Perché si stanca. Da quanto tempo concorre a questo festival? Sono parecchi anni, prima a Grottaglie e poi anche a Montemesa. Poi a Grottaglie l'associazione è deceduta e mi dispiace molto perché sono paesi vicini, si fa la concorrenza quindi... E quindi concorriamo qui a Montemesola. Come Montemesola. Saluto tutte le equipe del Tre Channel. 12.30 ritorni a pranzo, 13.40 in casa mia come in tutte le case italiane, l'orologio si blocca. Beautiful! Tutto ciò che gira intorno si blocca, mia moglie si imbalsama. Amore, c'è la carne che brucia sul fuoco, la giro io. Tu ti avvicini, la bistecca ti guarda, come a dire scusa, spostati. Prima finisce la puntata ed è un quarto mi giro da sola. Mia moglie parla e piange col televisore, signore. Non è giusto, non è giusto, tu l'attacchi così. Ma con chi cazzo stai parlando? Stati zitto, tu che chissà, c'hai problemi. Chi c'hai problemi? Brooke! Brooke, 100 appartamenti, 70 bagni, 7 piscine, c'hai problemi. Noi camminiamo quei cambiali a mano, chiama Fausi, ci rimassa. Ciro Antonazzi. Da dove viene? Da Grottaglie. Da quanto tempo fa crescere la sua barba? Da parecchio tempo. Quanti pichiamo? Quanti anni? Partecipo circa 20 anni. Chi? Sono Angelo Bellantuono, la moglie di Bari. No, sì. Che tiene in mano là? Questo è il nome di Ciro, che adesso quindi raffiguri San Ciro. Rappresento San Ciro in questo uniforme, diciamo. A posto, Roberto. Da quanto tempo fa crescere la sua barba? Da quando ha visto i suoi capelli. Sono 35 anni che porto la barba. Ok, tu sei di Grottaglie, detto, di Grottaglie, no? Che sì. Cosa fai nella vita? Pensionato. Prima che cosa facevi? Lavoravo all'Ilva. Ah, benissimo. Quindi si può dire che all'Ilva vi fanno fare crescere la barba? Ma mica tanto. Ma tu sei di Montemesolo, giochi in casa? Giochi in casa. Hai mangiato le fave qua? Un pochettino. Quelle della Proloco o te le sei portate da casa? Quelle della Proloco sono buone. Anche Roberta le ha mangiate le frane. Le fave. Le ho mangiate. Le fave. Le mangiate insieme tutti e tre ieri. Tutte abbiamo mangiato. Avanti. Va bene, allora facciamo sfilare i concorrenti. Andiamo al voto 10, 10, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 9, 9. Applauso anche per Ciro. Vediamo il voto. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nove, 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 dieci, dieci. Stile libero. Oh, allora andiamo Barbara, avviciniamoci Roberta, conosciamo i nostri concorrenti. Buonasera, prego. Come si chiama? Eugenio Benisatto. Da dove viene? Di Donia, Roma. Ah,
lui sta vicino a noi, Barbara, vedi tre channel, vedi tre channel, noi abbiamo casa proprio attaccata, gli studi attaccati proprio a Guidonia, quasi lì vicino, va bene? 904 di Sky e nel Lazio 668, ricordate, poi delle giochi se vinci facciamo mezzo ciascuno. Chi è quel personaggio che c'è nella maglietta là? Io personalmente. Ah, qualche anno fa, è vero? Sì. Quanti anni avevi lì? Lì 33, 34 anni, no, più o meno sì. Beh, vabbè, non fa niente. Alice dei miei baffi. Ah, prima c'era pure la barba. E anche la barba. Come si chiama? Leonardo Marco Sedina. Da dove viene? Galatina, provincia di Lecce. Oh, che tiene là, Roberto? Che cos'è questo? È una... E la sua barba prima era così lunga? È una composizione mista. È iniziata a crescere la treccia da quando i miei occhi, grazie a un dono del Signore, ho visto il paradiso in visione. Ecco, benissimo. La giuria ha così votato. 9, 9, 9, 9, 9 e 9. Buonasera, sono in compagnia di Leonardo Marco Sedile. Da dove viene? Da Galatina, provincia di Lecce. Da quanti anni partecipa a questo concorso? È la prima volta. Ah, è la prima volta? Sì, sì, sì. E come mai quest'anno ha deciso di partecipare? Perché le mie azioni le faccio valorizzare dalla volontà di Nostro Signore. Non sono io che gestisco più la mia vita, ma mi sono affidato nelle sue mani e di conseguenza quando arriva il momento X per fare una determinata cosa, lui mi dà lo spunto iniziale e la motivazione giusta per fare quello che devo fare. Da quanto tempo ha fatto crescere la barba? 14 anni, una settimana e un giorno. Addirittura? Sì, sì, e partendo dalle 15 fino adesso che non so che ore sono, e no, 15 ho sbagliato, dalle ore 17 fino adesso dovrebbe essere, siamo intorno alle 24. È precisissimo, non lo so in questo momento che ore sono. Sono 4 e 3, 7, sono un giorno più 7 ore. Chi chiamiamo? Allora, dobbiamo chiamare i super. Che si sono classificati. No, aspetta, prima facciamo così. Adesso li facciamo salire prima tutti sul palco, però prima dobbiamo chiamare le autorità. È vero, ecco. Hai ragione. Allora, quindi cominciamo dal presidente della Proloco di Montemesola. Il signor Bruno Renato. Ah, facciamo un applauso a Renato, il presidente della Proloco, senza di lui tutto questo non ci poteva essere. Sarebbe successo. Renato, buonasera Renato Bruno, come stai? Un po' stanchino. Fa caldo. Poi? Chiamiamo Barbara. Il sindaco del comune di Montemesola, il signor Punzi Vito. Vieni Vito Punzi, facciamo un applauso al sindaco di Montemesola, giovanissimo. E ci raggiunge anche Roberta chi? Il signor Blasi Vito in rappresentanza della ditta Antichi Artigiani Cedial dei fratelli Blasi di Montemesola. E poi? E ancora il signor Donghia Gabriele in rappresentanza dell'azienda agricola Le Fratte di Montemesola. E la signora Fanelli Maddalena in rappresentanza del bar Maxi Game. Bene, nel frattempo che ci raggiungono, Renato, ti sei guadagnato un bel gelato. Grazie. Io prima di dire qualcosa, personalmente a nome dell'associazione ci scusiamo per il pubblico per il ritardo, però anche noi nel nostro piccolo siamo andati in diretta, l'avete visto.